Bella ragazzi, sono Darkacce, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo su Ghost, nel vostro gioco, primo episodio. Allora, nello scorso episodio vi ho chiesto quale sfida potevate propormi. E io ho scelto il commento di Massimo Focardi, che adesso ve lo linkerò subito, poi ve lo farò anche vedere qui in descrizione, ma non vi farò vedere la penitenza perché non voglio spoilerarvi nulla, anche perché non perderò, quindi non la dovrò fare. Scherzo. E nulla, allora, lui come sfida mi ha proposto di utilizzare il coltello da battaglia, il Panzerfaust, cioè un lanciarazzi, però io ho preso il Panzerfaust, siccome secondo me era il migliore. Come letale il coltello da lancio, che secondo me vale come coltello da battaglia, e come tattica il fumogeno. Come specialità maratona, per correre molto più velocemente. Reflex per scambiare armi, ora secondo me un po' avrete anche capito il perché. Silenzio di tomba per muoversi furtivamente, che lo ringrazio perché alla fine secondo me serve. Poi infine scudo blindato, che lui ha detto antischegge, però antischegge non c'è in Ghost, oppure se c'è sono un coglione che non lo sono riuscito a trovare, però penso che intendesse scudo blindato. Poi come pacchetto serie mi ha chiesto di utilizzare Satcom, l'IMS e l'Oracle, solo che l'Oracle non c'è nel pacchetto serie assalto, mentre se utilizzavo quello supporto sì, non c'era l'IMS, quindi ho deciso di utilizzare il pacchetto serie assalto e mettermi il razzo Trinity, che so che non ci arriverò mai. E nulla ragazzi, noi ci becchiamo quando inizia la partita, così non mi faccio attendere millenni, e nulla, a dopo, bella! Ed eccoci qui in Tutti contro Tutti Octane. Allora, mi sono scordato prima di elencarvi la sfida, ma adesso ve lo dico subito. Allora, la sfida è fai almeno 20 kill in Tutti contro Tutti switchando arma ad ogni kill. Allora, switchando arma significa che adesso il coltellino, cioè il coltello, quando uccido uno devo switchare e mettere bazooka. Quindi la vedrò, cioè diciamo che bisogna fare un po' di giochetti qui, siccome il coltello è per le minime distanze, mentre il bazooka per medie lunghe distanze, perché da vicino non lo consiglio io, sinceramente. Ok, qui forse abbiamo la nostra prima vittima, cioè lui sapeva che sbucavo da lì in quel momento, però vabbè. E sì, molto difficile secondo me da fare, però dai, è figa comunque come sfida. Bella lì, prima kill. Ah sì, vale anche il coltellino da lancio secondo me, perché è un coltello, si tira però. Ok, qui c'è uno qui sopra. Sì, però grande. È qui, sbucato qui, sbucato qui, sbucato. Ho ripreso il coltellino. Agghiacciato. Ok, siamo a due. E mi lagga lo schermo, no? Perfetto, dai, andiamo. Veloci, veloci come il vento. Aspettate, disattiva. Disattiva, veloce, veloce, mi sa che ce n'è uno. Ok, no. Sono cagato sotto. Ok. Qua devo cercare di stare in un posto chiuso. Infatti vado all'aperto, sono furbissimo. Ok. E al chiuso perché... adesso ve lo spiego subito. Perché se sto all'aperto con un coltello così alla random, farò un po' fatica ad uccidere uno. E se ce la faccio vado a Berlino. Beppe, che culo, cioè. Boom, me l'hai fottuto, grazie mille bomber. Ok, sento dei passi. Noi siamo dei ninja! Bella lì! E siamo a tre! Oh cazzo! Lui? Da dove arriva? Gli apro? Non so se... secondo me sì. No, comunque cercherò di... porca tre, ma è culato. Dove era, cioè? Boh. Ok. Noi andiamo a riprenderci il posto perché siamo delle persone molto vendicative. E ce ne sbattiamo i coglioni. È vero che resto vivo, io mi scordo tutte le volte. Cazzo, mi aspetto. Dai, dai. 3-3 sto facendo. Il rato sembra essere nella norma. Più o meno. Ciao cagnolino. È ancora vivo, vero? No, è ancora vivo, via. Via, ancora vivo. Scappa, scappa. Oh cazzo, mi stai seguendo, vero? Cazzo. Via, Fofi, ma fa culo, Fofi. Fofi mi segue. Io lo sapevo. Vabbè dai, almeno abbiamo il coltellino. Cane di merda. Solo il mio, cioè solo il mio è mongolo, che devo tirare il bastone. Cioè neanche se gli tiro il bastone lui corre. Mettiamo l'UAB che... guardiamo cosa accade. Oh, ma qui c'è qualcuno giù? Sì.
Tanto non salti in aria gay. Gay! Ciao bello. Ora bazooka, mi è venuta un'idea. Voglio fare la kill più epica di sempre. Pronti? Grazie. Non è morto. Ok, ciao. Mi devo far uccidere perché... Sì, dai, ammazzami però, grazie. Tiriamo qua gli apro. Avevamo il bazooka. Mettiamolo subito. Porca troia. Ma che cazzo sti esplosivi? Ancora con quel cane! No, oh, oh, oh. Oh, ci fottono gli apro! Cazzo, non quell'apro! Sì, aspetta, spera, Dio. Grandissimo, ancora quel cane, però basta. No, però è meglio se gli apro li prendo io, perché non penso che sia una buona idea farla prendere al nemico. Quindi noi ok, lì però c'è una kill da buona, secondo me anche valida. Però sti cazzi, a me frega degli apro adesso. No, quel cane di merda ancora! No! Fuffi, vaffanculo! Che non ci credo però! Dai, 6-8, perfetto, no. Perfetto, ce dobbiamo fare, ce dobbiamo... Calma. Uccidiamo quel cane prima che... Cioè, mi dispiace solo per il cane. Vaffanculo. Ancora. Oh, è peggio di un'ombra, quel Bobby. Fuffi, come cazzo ti chiami? Dai, vabbè, abbiamo un bazooka, perfetto. Siamo a 7. L'obiettivo è ancora lontano, ma noi non provo. Uppala! Questa sì che è una kill, bitch. Grandi. Ora io direi di salire qua. Cazzo. Sento di... Ancora quel cane, l'ho visto dall'altro. Scappa, scappa, vai sulle scale. Non riesce a salire, spero. Ciao. Sento di altro passo. Ok. L'ho visto. È lì. No, ma sto qua non è un nemico, no, vabbè. Se no sprecherei il colpo del bazooka. E non mi va. Io direi di ritornare qui in cima. Bam! No, non è morto. Speravo di sì. Ok, lì ce n'è uno, perfetto, che correrà verso di me. Fra 3, 2, 1. No, allora corro io verso di te. Ciao, bello. Perfetto. Qui ce n'è uno qui sopra. Saliamo subito, se si può salire, sì, si può, bella lì. Cioè, imparo anch'io la mappa insieme a voi. Grande, siamo 11. Chi se ne frega se siamo morti. Abbiamo il bazooka, questo è l'importante. Catroia dal dietro. Ok, no, qui c'è il cagnolino. Io lo odio sto pezzo. Vabbè, noi proviamo lo stesso. Tanto l'esplosivo ci fa una sega adesso. L'ho ucciso, no. Mannaggia. La cena. Dai cazzo Bobby. Crepa. No, vai, che non mi viene. Grande. Sti cazzi se sono morto. Me ne mancano 7. 13, 14. Proviamo almeno. Ok, perfetto. 7 me ne mancano. 6. Oddio. Veloce. Grande. Oddio, mi sparano ancora. Vai, tirati su, fagli vedere com'è grosso il tuo bazooka. Grande! Oddio, i trick. Ok, sì, però dal dietro. Ce l'avevo lì, l'avevo visto. Perfetto. Sì, alla fine all'IMS non ci sono manco arrivato. Ok, qui sotto. Ciao, bello. Ok, raga, ci sto prendendo la mano. Non è vero, adesso crepo tutte le volte. Sono primo, non ci credo. Sta salendo, senti i suoi passi. Piano. Lasciamolo nell'ignoranza, lui non sa dove sono. Perfetto. Ok, vai così. Bitch. No dai, perfetto, 18-20. Quello là c'è dietro al culo. Ah, diciamo che la sfida... No, anzi, togliamo il diciamo. La sfida era arrivare a 20 switchando. Quindi non so se tipo dopo posso... continuare per le mie armi. Loki! Oh cazzo! No! Sono morto, non ci credo! Oh, me ne manca una! Non ti girare! Non ci credo! Ma come ha fatto? Ho preso il sedile, come minimo ti doveva saltare via la gamba! Ma boh! No, ma aspettate, Loki è quello buono forse? No, è quello cattivo. Porca troia! Hitmarker! Sì, ha tipo
la serie, una delle serie più potenti del gioco, me la sono fatta fottere. Cioè, avevo. No, raga, sto andando nel panico. Una me ne manca, non ci credo, una. Lui ha 26,4 kg, gli mancano. Guarda che camper! Hitmarker, no! No, 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 una me ne manca, sta per finire la partita, non ci credo. Ma perché mi spuntrappano tutti adesso? Tre, no, 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 ti prego, non mi spuntrappare ancora. Tre. No, 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 cazzo, via da Juggernaut. Porca troia, no, no, no. Crepa, che è? No, ci credi, Marker, ancora. 27-19, no, fammene fare almeno una, non pretendo di vincere. Fammi passare la sfida, 28. Sì, però fottimene tutti i Juggernaut di merda. Dai, però me li sta fottendo tutti, è impressionante. No. Non ci credo, cioè, mi sono fatto inculare da solo, mi sono. Alla fine colpa mia, cioè. O se non me la rubavo quella serie lì, era mia la partita. 19-20, cioè, di uno. Non ci credo. Comunque, ragazzi, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. La sfida, diciamo, la penitenza, la vedrete nel prossimo episodio. Adesso ve lo dico subito. Se non ci riesci, bevi un bicchiere di spremuta d'arancia con il sale dentro. Bella Dark Sun Grande. Intanto, bella per te, Bomber Massimo. E spero che questo video vi sia piaciuto. E io, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento. Raggiungiamo, non so, i 200 like, quasi 300, non lo so, ditemi voi. Per la prossima sfida, scrivetemi anche sotto nei commenti la prossima classe da usare. Non solo in Ghost, mi raccomando, perché vi ricordo che in tutti i COD voi basta che mi elencate la classe, quello che devo fare, e sotto la penitenza. Noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima con un altro video. Spero che, come sempre, per la seconda volta che il video vi sia piaciuto. E nulla, da darci tutto bene.